Sei bloccato su una piccola isola disabitata. Non hai una radio, un telefono cellulare o altri mezzi di comunicazione. Inoltre, sull'isola non ci sono alberi per emettere segnali di fumo. Dopo 2 giorni, noti un elicottero che sorvola l'area. Sta volando troppo in alto per individuarti. Come puoi attirare la sua attenzione? Raccogli alcune pietre e usale per scrivere SOS sulla sabbia. Mila parcheggia la macchina davanti casa, entra dentro e poi ritorna dopo 5 minuti, portando con sé un secchio d'acqua. Quindi versa quell'acqua sul marciapiede e corre dentro. Per quale motivo lo ha fatto? La donna voleva lavare la sua auto, ma mentre è andata a prendere l'acqua, qualcuno le ha rubato l'auto. Perché un uomo d'affari di successo non può aprire la porta con il pigiama? Perché il pigiama non ha porte. Il figlio del padre del dentista sta parlando con il padre del figlio del dentista e il dentista non sta prendendo parte alla discussione. Riesci a capire questi legami familiari? Il dentista è una donna e le persone che le parlano sono suo marito e suo fratello. Un uomo sta guidando in auto lungo un'autostrada. Dopo diverse ore di viaggio è stanco e sta diventando buio. Poi nota il cartello di un motel. Quando l'autista lo raggiunge vede 3 edifici. Uno con una porta di legno, uno con la porta argentata e uno con la porta dorata. Quale porta dovrebbe aprire? La portiera dell'auto, ovviamente. Ti ritrovi intrappolato da un professore pazzo. Sta conducendo un esperimento e vuole che tu ti immerga in uno dei 4 serbatoi pieni d'acqua. Ma il primo è pieno di serpenti velenosi. Il secondo contiene acido che può sciogliere persino il metallo. L'acqua nel 3° serbatoio brulica di batteri. E nel 4° ci sono i piranha. Quale serbatoio dovresti scegliere per sopravvivere? Scegli il 3°, è il più sicuro. Non tutti i batteri sono nocivi. La maggior parte anzi sono innocui. Sara è uscita di notte mentre Amy stava dormendo sul divano. E quando è tornata Amy non c'era più. Ma il telefono era ancora sul divano. L'ultimo numero da lei composto era 6-444-5533. Sara sospetta di 3 persone che potrebbero essere coinvolte nella sparizione di Amy. La cugina Tina, il loro vicino Mike e il fratello Luke. Quando arriva la polizia, analizzano il telefono e scoprono chi è il colpevole. Hai 7 secondi per capirlo. È stato Mike. Amy ha usato il T9 sulla tastiera del telefono. Questo significa che ha premuto ogni numero per diverse volte per trovare la lettera corrispondente. I numeri compongono la parola Mike. Oliver era sul suo yacht quando qualcosa andò terribilmente storto e lo yacht affondò in mezzo all'oceano. Dopo aver nuotato per ore, l'uomo si risvegliò su un'isola deserta. Dopo essersi guardato intorno, vide 2 uomini. Beh, dopo tutto non era così deserta. Erano isolani e volevano chiuderlo in una delle grotte presenti sull'isola. Oliver accettò, ma gli chiese di esaudire un ultimo desiderio. E quando l'uomo lo espresse, lo liberarono. Ma qual era questo suo desiderio? Ha detto, ci sto, ma solo il più intelligente tra noi può rinchiudermi. Susie e Jason sono sposati da 10 anni e un giorno Susie se ne va per un viaggio d'affari.
Doveva stare via per 2 giorni, ma quando ritorna, Jason si rende conto che qualcosa non torna. Quella donna non è sua moglie. Ma come ha fatto a capirlo? Susie ha sempre indossato la fede nuziale, ma l'impostore non l'aveva e non si vede nemmeno il segno dell'anello. Oppure era davvero Susie, ma è tornata dopo essersi rifatta il naso e magari con l'anello ha pagato l'intervento. Potrebbe essere. Katie, un'investigatrice privata, decide di andare a sciare in Francia. E mentre sta aspettando nella hall dell'albergo, il direttore annuncia che sta cercando dei traduttori. Ha bisogno di aiuto per tradurre alcuni documenti importanti. Gli servono persone che parlano diverse lingue. Katie si offre di aiutare nella selezione. Maya dice che vive in Germania e parla tedesco. Rob dice che tempo prima ha vissuto a Singapore e che conosce il mandarino. John dice di aver vissuto per 10 anni in Brasile e di parlare il brasiliano. Katie capisce subito che uno dei candidati mente. Riesci a capire chi? E John. In Brasile parlano portoghese, anzi parlano soprattutto di calcio. Un uomo d'affari è in aeroporto e si prepara a fare i controlli di sicurezza quando si accorge che qualcuno gli ha rubato la valigia. La polizia identifica 3 sospetti e li interroga uno ad uno. Lisa dice: «Perché dovrei rubare a qualcuno una vecchia valigia marrone? Ho già la mia!» Mike invece dice che lui preferisce sempre viaggiare senza bagaglio, gli basta il suo zaino. Rob ha un braccio rotto e una caviglia slogata, non avrebbe mai potuto portar via una valigia. La polizia capisce subito chi di loro è il colpevole. Lo hai capito anche tu? È stata Lisa. Nessuno aveva mai detto che la valigia fosse marrone. Il proprietario della gioielleria Ametista chiama la polizia. Vuole denunciare il furto di alcuni preziosi diamanti. Gli investigatori sono già al corrente di altri furti simili avvenuti in città. E ora hanno capito come cogliere in flagrante il ladro. Le gioiellerie che hanno subito furti sono Alvaro, Antonio, Aquaring, Ametista. In città ci sono altre 5 gioiellerie. Quale sarà la prossima sulla lista del furfante? Arte e gioielli. Tutte le gioiellerie derubate iniziavano con la lettera A. La professoressa Kim denuncia al preside della scuola il furto di alcuni test dei suoi alunni. Secondo la signora, c'era uno strano individuo vestito con l'uniforme della scuola che aveva guanti e una maschera rossa. Ha notato anche che aveva 3 stelle tatuate sulle dita. Ma il preside non le crede. Perché no? La professoressa ha detto che l'intruso indossava dei guanti. Come ha fatto allora a vedere i tatuaggi sulle sue dita? Un giorno l'insegnante decide di fare un test, ma i suoi studenti si rifiutano. Può punire soltanto uno studente per non aver obbedito. Tutti gli studenti si conoscono tra di loro. E se uno studente sapeva che sarebbe stato punito, allora avrebbe fatto il test. Come può l'insegnante convincere tutti gli studenti a fare il test? Ha detto a tutti che avrebbe punito il primo studente in ordine alfabetico. In questo modo, questo studente avrebbe deciso di fare il test. E così anche lo studente dopo, e così via, fino alla fine. Sei in una foresta e ti ritrovi a un bivio con le diverse strade da poter prendere. Una è ricoperta da carboni ardenti, un'altra è piena di chiodi affilati. E la terza è così gelida che sembra di stare in Antartide. Quale strada scegli? Scegli la terza. Tutto quel ghiaccio è destinato a sciogliersi. È troppo vicino ai carboni ardenti. Un cieco entra in un negozio di elettronica e vuole comprare un telefono cellulare. Ci sono molti dispositivi sugli scaffali, ma l'uomo non li vede. Eppure, 10 minuti dopo, lascia il negozio con il telefonino che voleva. Come ci è riuscito?
L'uomo era cieco, non muto. Ha chiesto al commesso di vendergli il modello che voleva. John è in casa e se ne sta seduto su una sedia a leggere un libro. Improvvisamente, nella camera da letto, una costosissima statua che apparteneva alla moglie casca e si rompe. John si precipita nella stanza e vede uno sconosciuto che salta giù dalla finestra. John cerca di inseguirlo, ma gli si appannano gli occhiali a causa del freddo. E per questo motivo non riesce a identificare l'intruso. Quando i poliziotti arrivano, ascoltano la sua storia e capiscono che mente. L'uomo si era inventato tutto, ma come hanno fatto a capirlo? Chiunque porti gli occhiali sa che non si appannano per il freddo, ma al contrario, se passi da un ambiente più freddo a uno più caldo. Facciamo finta che non hai idea di come è fatto un elefante. Un giorno vai a fare un safari e insieme ai tuoi amici osservi diversi animali. Un tuo amico ti indica un rinoceronte e ti dice che è un elefante. Un altro ti mostra un ippopotamo e ti dice che è un elefante. A chi credi e perché? Ti ho detto che non sapevi come fosse fatto un elefante? Non ti ho detto che non sapevi come fosse fatto un ippopotamo o un rinoceronte? Quindi non credi a nessuno dei due. Un tuo amico ti chiede un favore e ti dà 5 dollari per comprargli qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, qualcosa per nutrire la sua mucca e qualcosa da piantare nel suo giardino. Allo stesso tempo ti ha permesso di comprare solo una cosa. Cosa comprerai? Puoi comprare un'anguria. Si può mangiare, si può bere, si può nutrire la mucca con le scorze e per quanto riguarda i semi di anguria si possono facilmente piantare in giardino. Lucas viveva a Parigi, ma non gli piaceva la Torre Eiffel. Così ogni giorno era solito cenare nell'unico posto dove la torre non poteva essere vista. Qual era questo posto? Lucas cenava sempre in un bar sotto la torre. Un uovo deve cadere per 100 metri senza rompersi. Non si può rallentare la sua caduta o attutire il suo atterraggio. Come si può fare? Fai cadere l'uovo da un'altezza superiore ai 100 metri e non si romperà per i primi 100 metri. Pete chiamò sua moglie per dire che sarebbe tornato a casa alle 8. Rientrò alle 8.05. Anche se non avevano nulla in programma, sua moglie era decisamente arrabbiata per il ritardo. Riuscite a capire perché? La risposta è piuttosto semplice. Ci sono 2 ore e 8 ogni giorno. Pete sarebbe dovuto tornare alle 20, ma invece è tornato a casa il mattino seguente alle 8.05. Non c'è da stupirsi che la moglie si sia arrabbiata così tanto. Brandon si è seduto al bar e ha trovato una mosca nel suo drink. Che schifo! Chiese quindi al cameriere di portargli un altro caffè. Dopo aver ricevuto la nuova tazza e averne bevuto un sorso, si arrabbiò. Brandon si rese conto che era la stessa tazza di caffè che aveva bevuto all'inizio. Come faceva a sapere che era la stessa tazza di caffè? Non ci vuole un esperto di caffè per capirlo. Il secondo caffè era già zuccherato. Brandon aveva messo lo zucchero nella sua prima tazza prima di accorgersi della mosca. È un sabato mattina. Qualcuno denuncia alla polizia il furto di preziosi gioielli dal caveau di una banca. La detective Diaz si reca sul posto e per prima cosa, entrando in banca, chiede di guardare i filmati delle videocamere di sicurezza. Guarda caso, però, erano tutte fuori uso, quindi il colpo è stato pianificato all'interno. I sospetti sono una guardia giurata, un cassiere e un analista finanziario. L'agente perquisisce le loro scrivanie. Tom, la guardia giurata, ha nel cassetto le chiavi del caveau. Mark, il cassiere, ha nel cassetto un paio di guanti. Tim, l'analista, ha il passepartout nel suo cassetto, con cui può aprire anche il caveau dove, spiega, conserva importanti documenti.
L'agente Diaz capisce all'istante chi è il ladro. L'hai capito anche tu? Il colpevole è Tim. Nel caveau, infatti, c'erano solo gioielli, nessun documento. In una piovosa domenica mattina, Jane, che fa la governante a casa del principe, inizia a fare le pulizie. Ma ben presto si accorge che il principe è stato prelevato con la forza, perché la sua stanza da letto è tutta sottosopra. Vasi rotti, bicchieri rotti e residui di nastro adesivo. Jane chiama subito la polizia, che arrivando sul posto interroga tutti i presenti. Il maggiordomo racconta di essere stato impegnato a pulire l'automobile del principe. Jane sottolinea come abbia subito chiamato la polizia, appena visto il disastro in camera da letto. Il giardiniere dice di non aver nemmeno messo piede in casa perché stava annaffiando le piante in giardino. Saprai aiutare la polizia a capirci qualcosa? Hai 7 secondi. È stato il giardiniere. Quella mattina pioveva, ricordi? Che bisogno aveva di annaffiare le piante? Ethan ha litigato con suo fratello e decide di tornare a casa a schiarirsi le idee. Non avendo la macchina va a piedi, passando per una scorciatoia in un parco. Ma mentre cammina, cade in un pozzo. Ethan grida e chiama aiuto, ma non c'è nessuno. D'un tratto si apre un portale magico, da cui fuori esce una pizza. Una strana voce dice: «Ogni volta che dirai pizza, ecco che ne cadrà una fuori dal portale». Pochi minuti dopo, Ethan riesce a uscire dal pozzo. Come ce l'ha fatta? Semplice! Ha ripetuto pizza così tante volte che il pozzo si è riempito e lui ha potuto arrampicarsi fuori. Un astronauta deve eseguire una passeggiata spaziale. Attende l'ok dal centro controllo a terra per uscire dalla stazione spaziale, ma le comunicazioni sono fuori uso sin dalle 4 di mattina. Mentre aspetta che qualcuno risolva il problema, l'astronauta sparisce. Tra i suoi colleghi a bordo della stazione spaziale c'è chissà cos'è successo. Ma chi? Harry dice che stava dormendo al momento dell'incidente. Nick dice che stava leggendo un libro nella sua cuccetta. Jenna racconta invece che stava parlando con il centro controllo a terra. Chi ha mentito? Hai solo 7 secondi per decidere. È stata Jenna! Le comunicazioni erano interrotte sin dal mattino e Nick non ha avuto l'ok per iniziare la sua missione. Jack, un investigatore privato, è a caccia di una persona che usa fingersi povera per farsi regalare cibo e bevande in una caffetteria. Ma è difficile capire di chi si tratta. Bisogna stare attenti ai dettagli. Riuscirai ad aiutare Jack? È la signora col vestito grigio. Povera, ma con le chiavi della macchina in mano?